a tutti amici, è arrivato un forte evento insolito e con esso questa misteriosa figura. Ciò significa una sola cosa. Ebbene sì, cari amici, è giunta l'attesissima settimana della paura. Un solo giorno ci separa dalla notte più terrificante dell'anno, dalla notte di Halloween! Oggi parliamo di La febbre zombie di Christina Olsen, autrice dei Bambini di Cristallo, importante scrittrice svedese che viene un po' considerata la regina della suspense per ragazzi. Opla, trasferiamoci a Elsala, qui vive Herbert, un ragazzino proprio come tutti noi che ama studiare abbastanza e si occupa delle faccende di casa e aiuta suo nonno nella gestione del bed and breakfast, che rappresenta un po' la risorsa economica della loro famiglia. La sua vita trascorre tranquillamente, Elsala è un paese così monotono. Arriva però un'estate in cui cambia tutto, arriva un caldo asfissiante, anomalo, a cui gli abitanti del Sala non erano affatto abituati. Con esso arrivano le vespe, sono numerose e devastanti. In concomitanza arriva, si dilaga appunto una febbre zombie che trasforma le persone, le fa diventare aggressive, violente e assetate di sangue. In quel periodo uno strano individuo si presenta alla pensione del nonno, dice di essere Alexander, di sapere proprio tutto su quella epidemia che si sta dilagando appunto nel paese. Dice che è una febbre zombie. Inizialmente Herbert non sa se credergli o meno, ma poi si lascia trascinare da questa folle idea e toccherà proprio ad Alexander, ad Herbert e alla sua migliore amica Sally indagare su questa buia questione, perché la morte è dietro l'angolo. Anche gli zombie, e sarà proprio il loro compito difendersi. Voglio salutarvi con una parola che è paura. La paura è un po' l'elemento chiave di Halloween. La paura è l'emozione più antica e potente degli uomini e la paura più antica e potente è proprio la paura dell'ignoto e Halloween è l'emblema di questo. Halloween è l'emblema della paura, dei misteri e dell'ignoto. Però Halloween ci piace. Come mai la paura ci piace? Beh, non lo sapete, andatevi subito a riguardare i miei video di Halloween e non fate caso al mio vestito bianco, perché la notte di domani sera sarà buia. Sono arrivati i zombie!